Il 4 ottobre del 1957 l'Unione Sovietica sorprese il mondo lanciando lo Sputnik 1 nello spazio, il primo satellite artificiale della storia umana. Il 12 aprile del 1961 sarà invece Yuri Gagarin il primo uomo a andare nello spazio. Questa è la storia che conosciamo, ma siamo sicuri che sia realmente andata così? A sostenere che vi siano state delle missioni spaziali precedenti a quelle note e ufficiali non sono stati tanto studiosi moderni o teorie cospirazioniste dell'ultima ora, ma due italiani, i fratelli Judica Cordiglia, che già dai primi anni 60 e grazie al loro impegno furono in grado di intercettare e registrare comunicazioni dei due blocchi più potenti del pianeta, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Nei decenni successivi saranno molti gli studiosi a sostenere l'ipotesi che prima di Gagarin vi fossero state delle missioni fallite e occultate da parte del blocco sovietico, ma ancora oggi e ufficialmente si ritiene che i due fratelli italiani siano stati vittima di un grande abbaglio e che quindi, dopo la caduta della Russia, avremmo dovuto avere accesso ai documenti che avrebbero celato le morti di astronauti che in realtà non sono mai esistiti. Cerchiamo di fare chiarezza nella questione facendo un passo indietro. Siamo nel 1957 e fra i tanti radioamatori che rivolgono le loro antenne al cielo per intercettare i segnali dello Sputnik, troviamo anche i due fratelli Lombardi, ma residenti a Torino, Achille e Giovanni Battista Judica Cordiglia. Per quanto giovani, saranno i primi a captare il segnale del satellite russo, appunto lo Sputnik, in Europa. I due fratelli sono appassionati di radioelettronica, come si diceva allora, e con un esiguo budget di sole 18.000 lire, i fratelli Judica Cordiglia allestiscono un piccolo laboratorio domestico montando delle antenne sul tetto del loro condominio, in via Accademia Albertina numero 3 a Torino. I primi successi inducono i due a dover necessariamente ampliare l'equipaggiamento e lo spazio a disposizione, portandoli quindi a trasferire il loro laboratorio in un bunker tedesco abbandonato, Torre Bert, fra San Vito e Revigliasco, sempre in provincia di Torino. Utilizzando materiali di recupero, soprattutto residuati bellici, e competenze acquisite leggendo manuali e riviste, i fratelli Judica Cordiglia costruiscono una stazione di ascolto professionale. L'impianto che i due giovani creano nel tempo libero arriva ad avere 21 antenne costruite da un fabbro locale e permette loro di monitorare non solo le comunicazioni dei radioamatori intorno al mondo, ma anche il crescente traffico proveniente dall'orbita terrestre. Con il passare dei mesi, altri radioamatori si uniscono ad Achille e Giovanni Battista, tanto che lo staff di Torre Berta arriverà a contare ben 21 persone. Il 3 novembre del 1957 è la volta dello Sputnik 2, da cui arrivano due segnali, e Achille Judica Cordiglia, che è studente di medicina, sembra riconoscere un battito cardiaco. Effettua un rapido controllo con il battito del cuore del cane di casa, un barboncino, e poi consulta anche il veterinario di famiglia. I fratelli Judica Cordiglia hanno rilevato la telemetria delle funzioni vitali di Laika, il primo essere vivente nello spazio. È il 28 novembre del 1960 quando l'osservatorio di Bochum, in Germania, comunica di avere invece rilevato dei segnali anomali nell'orbita terrestre. La notizia si diffonde subito fra i radioamatori. Anche a Torre Bert vengono attivate le antenne e nel rumore di fondo Achille e Giovanni Battista, nelle settimane e nei mesi successivi, si convincono di avere captato qualcosa di diverso, qualcosa di inquietante. Sembra essere un segnale Morse di SOS e forse c'è altro. Inizierà così un capitolo della storia spaziale ancora oggi aperto. Nonostante, come vedremo, si sia tentato di risolverlo, sono troppe ancora le domande e i dubbi che circondano questo caso. Stiamo parlando di segnali provenienti da missioni spaziali russe, voci di astronauti in orbita, di cui la stampa non ha mai parlato,
ovvero delle prime forze missioni spaziali di voli che non ebbero l'esito sperato, di uomini e donne abbandonati nello spazio in seguito a guasti o errori tecnici e soprattutto che furono lasciati morire. Tra le registrazioni effettuate dai fratelli Judica Cordiglia troviamo in particolar modo due nastri che, come sostengono i due studiosi, potrebbero essere gli ultimi rantoli di cosmonauti agonizzanti poco prima di morire. La frase «Questo il mondo non lo saprà», contenuta in una delle registrazioni, suona come un agghiacciante epitaffio per un numero forse imprecisato di uomini e donne che si sacrificarono per la ragione di Stato. Uso il condizionale perché, nonostante vi siano innumerevoli prove ed elementi a favore di queste macabre morti, ancora oggi non si è giunti a dimostrare o anche a confutare definitivamente queste possibilità. Lasciamo il dubbio che tutto possa essere realmente un grande fraintendimento, semplicemente perché sarebbe assurdo e forse anche inverosimile, dopo più di 60 anni, credere che si sia voluto dimenticare e nascondere la morte di almeno una trentina di persone. Quando i fratelli Judica Cordiglia rivelarono alla stampa i segnali che avevano captato, come era prevedibile, ne nacque un grande scalpore, un grande subbuglio. Vengono captati un segnale di SOS nel febbraio del 61, un suono simile a un rantolo e nuovamente un battito cardiaco. Nel maggio dello stesso anno sono registrate tre voci, due uomini e una donna, che parlano di carenza di ossigeno, di problemi agli strumenti e in uno stato crescente di panico. Poi le voci dei due uomini tacciono per lasciare il posto solo alla disperazione della voce femminile. I due fratelli coinvolgono altre figure nell'analisi del materiale registrato, tra cui la loro sorella, che studia russo, per interpretare le conversazioni, e il professor Dogliotti, docente universitario di medicina, con cui Achille Judica Cordiglia stava studiando, per avere un consulto sui suoni e sui presunti battiti cardiaci. La notizia arriva quindi fino a Mosca e ovviamente le autorità sovietiche non ne sono minimamente contente. L'amministrazione spaziale russa nega l'esistenza di missioni umane, prima di quelle di Gagarin ovviamente, mentre la stampa russa non esita a definire banditi i due fratelli italiani per le loro insinuazioni. Una smentita ufficiale viene anche trasmessa dalla stazione di lingua italiana della radio di Stato sovietica. Secondo i russi, Achille e Giovanni Battista sono provocatori pagati dalla CIA e impegnati a diffondere informazioni false, oggi si direbbe fake news, per sminuire il lavoro dei sovietici, appunto. Con il procedere della corsa allo spazio, intanto, i due fratelli effettuano altre intercettazioni di missioni cosiddette fantasma, nel novembre del 62 e del 63 e poi nell'aprile del 64. E mentre la plausibilità di queste trasmissioni viene dibattuta da più parti, prende progressivamente forma la storia dei cosiddetti cosmonauti perduti o cosmonauti fantasma. Non sono però solo Achille e Giovanni Battista a sostenere che dei cosmonauti russi siano morti in orbita durante le prime fasi della corsa allo spazio. Già un anno prima del loro misterioso SOS captato attraverso Torre Bert, nel 59 l'agenzia stampa continentale aveva pubblicato la notizia di voci riguardo a una serie di lanci spaziali russi con equipaggio umano, che si sarebbero conclusi però con la morte dei cosmonauti. La fonte era stata un anonimo membro del Partito Comunista Cecoslovacco, che parlava di non meno di 4 cosmonauti morti, tra cui una donna, Maria Gromova. L'ente spaziale sovietico naturalmente smentisce. Contemporaneamente, sempre nel 59, il pioniere del volo spaziale, nonché maestro di Werner von Braun, Hermann Oberth, afferma, senza portare però alcuna prova a supporto, che un pilota è rimasto ucciso durante un volo balistico suborbitale lanciato da Kasputin Yar, la base russa presso Volgograd, all'inizio del 1958.
Sarà poi la volta di Robert Heinlein, uno dei colossi della fantascienza dell'età dell'oro, che il 15 maggio del 1960 si trovava in visita a Vilnius e che racconterà come alcuni cadetti dell'Armata Rossa gli avessero detto come quello stesso giorno fosse stato lanciato un razzo con a bordo un cosmonauta russo. La notizia sarà smentita, ovviamente, solo poche ore dopo. Heinlein immagina che lo Sputnik 4, lanciato appunto il 15 maggio ed esploso in fase di rientro, avesse avuto un equipaggio. Ancora una volta le autorità russe smentiscono. Molti anni dopo, nella sua autobiografia, sarà lo stesso Yuri Gagarin a identificare il possibile passeggero dello Sputnik 4 come Ivan Ivanovich, cioè un manichino che veniva usato per testare le capsule russe. Due giorni prima del lancio di Gagarin, il quotidiano The Daily Worker pubblica la notizia del cosmonauta russo Vladimir Sergeevich Ilyushin, che sarebbe stato ricoverato in coma dopo lo schianto della sua capsula spaziale il 7 di quel mese. Anche la stampa francese riporta la notizia, ma secondo questa fonte l'incidente risalirebbe a marzo. Ilyushin, che ufficialmente è stato coinvolto in un incidente automobilistico, si riprende e prosegue la propria attività di pilota collaudatore aeronautico, non confermando, ma neanche mai smentendo, queste notizie. Da buon militare non avrebbe potuto fare altrimenti. Molti anni dopo si dirà che sia stato lui e non Gagarin il primo vero uomo nello spazio. Nel maggio del 1961 invece è la volta di Ludmilla Serakovna, o Tokova secondo altre fonti, una ipotetica astronauta abbandonata in orbita a morire o forse bruciata nelle fasi di rientro della sua capsula. Sarebbe sua la voce disperata captata da Torre Bert. Le autorità russe hanno quindi occultato una lunga serie di fallimenti? Sono morti davvero degli astronauti prima di Gagarin? Dobbiamo partire dal fatto innegabile che i fratelli Yudica Cordiglia captarono sicuramente qualcosa. Abbiamo le registrazioni e sono oltremodo ghiaccianti. Anche altri radioamatori confermarono di aver ascoltato segnali simili, ma negli archivi sovietici né l'aeronautica americana rivelarono alcunché. Questo almeno per quanto è stato desecretato fino ad oggi. Non esistono neanche conferme di avvistamenti o rilevamenti da parte di osservatori spaziali istituzionali o da astronomi dilettanti. Secondo le analisi fatte da varie realtà istituzionali nel corso degli anni, le registrazioni dei due fratelli italiani sono autentiche, ma potrebbero essere in realtà segnali distorti provenienti da altri radioamatori o da velivoli atmosferici. Come se i due fratelli non fossero stati in grado di comprendere e soprattutto triangolare l'origine dei segnali. E questo ci pone altre domande. Viene fatto notare poi come il russo utilizzato nelle registrazioni sia spesso sgrammaticato o dialettale e come i presunti cosmonauti non utilizzino gli stretti protocolli di comunicazione imposti dall'Agenzia Spaziale Sovietica. Ora mi chiedo, se sapendo di morire bruciato vivo per carenza di ossigeno, chiunque avrebbe l'aplomb e il savoir-faire di usare il protocollo standard o sarebbe più che altro terrorizzato da quanto sta avvenendo? Quando cadde l'Unione Sovietica furono desecretati gli archivi del regime, ma al loro interno non si è trovata alcuna traccia di missioni spaziali segrete né di astronauti morti prima di Gagarin. Una lista di uomini deceduti durante i test di collaudo e per i lanci spaziali è invece di dominio pubblico, ma non contiene alcun riferimento ai nomi e alle missioni che sono stati segnalati nel corso degli anni. Nonostante il cambio di registro in Unione Sovietica e l'apertura di moltissimi file segreti, non mi stupirebbe però che una parte dei loro archivi, e in particolar modo quelli che riguardano la corsa allo spazio, possano ancora essere coperti dal segreto. Questo almeno a mio giudizio. Ci sono ancora moltissimi segreti in Russia che ancora oggi devono trovare risposte, dal caso Dyatlov, di cui abbiamo parlato recentemente, al Duga vicino a Chernobyl, ad esempio. Mi sembra davvero limitante, soprattutto puerile, ritenere che i russi avrebbero reso di dominio pubblico tutte le loro grandi sconfitte prima di Gagarin, minando così ieri come oggi l'immagine che si sono costruiti in decenni di predominio spaziale. Ad oggi l'elenco degli astronauti fantasma comprende una trentina di casi. Le prove ci sono, ma sentirete dire che sono in quasi tutti i casi circostanziali.
Personalmente non sono di questo parere e se hai in dubbio che ancora si debba fare luce su molte questioni, gli elementi a favore di almeno una parte di queste tragiche morte sono purtroppo molti. Ricordo solo che avvennero in un periodo di guerra fredda che forse non si è mai veramente spento ed in cui un insuccesso sarebbe stato sicuramente strumentalizzato a livello politico. La verità è offuscata anche dallo scioglimento dell'ex Unione Sovietica, dove migliaia di documenti andarono perduti o furono volutamente insabbiati o distrutti. Ad oggi, tuttavia, si può parlare solo di congetture, non essendo mai stati rinvenuti resti di presunti velivoli sperimentali o corpi di cosmonauti deceduti. Come ricordava però Sir Martin Rees, che ci piace ricordare molte volte, l'assenza della prova non è la prova dell'assenza.